Che noia, c'è niente manco stasera. Sentite, perché non ci facciamo una bella partita, indovina il disegno? Ma sì, dai. Sì, 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 dai, vado a prendere la scatola. Io vado a prendere il cavalletto da disegno. Brava. Vedi, l'importante è essere tutti d'accordo, no? Mamma, giochiamo. Comunque io sto in squadra Qualessia, perché se ci mettiamo maschi contro femmine poi finisce che... Finisce che? No, dico, no, no, la partita, dico, finisce poi... che? Finisce che ci battete subito perché voi uomini siete troppo intelligenti o avete più acume? No, tesoro, non volevo dire... Ma ecco, volevo solo dai, dire... facciamo uomini contro donne, che le stracciamo. Ecco. Aglio. Allora, categoria proverbi e frasi celebri. Questa è una frase celebre. No, no. Vabbè, ragazzo, vai a aiutarlo. Vabbè, sempre proverbi e frasi celebri. Vabbè, allora, non si parla, non può parlare. Comunque, il tappeto, sono andato ormai. Qui immagina che mance, è mance. Ma che c'ha le braccia, lance. No, non può è un uomo. Scusa, è un uomo vestito da carnevale. A carnevale mi scherzo male. Allora, fai qualcosa, fa, dai, una strada. Tu devi fare qualcosa, no, devi indovinare. Non è una strada. Pesce, chi dorme non piglia pesci. No. Concentrati, guarda qui. C'è una pentola. Soprattutto guarda qua. Ah, una un caffè. La forma. No, la pentola, la pentola del diavolo. La pentola? La che ci vale la pentola? Dai, a Marco. Vieni. Cos'era, fa? Ma cos'era? Qui ti ho fatto un gallo, no? Un barbaro con le ali in testa, con l'elmo, no? Poi qua... il dado è tratto! Elga. Poi ho fatto il fiume, il rubicone che Giulio Cesare attraversa il pesce nel fiume. Alla fine, proprio perché sei de goccio, perché tu sei de goccio. Io. Ho fatto, questo è un cubo, quindi un dado che pare la pentola, il dado è tratto. Dai, tocca a noi. Devi disegnare il dado. No. Categoria verbi. Va bene. Vai, parti col tempo. Sono partito. Partito. Ah, ce l'ho io il pennarello. È già partito. È già andato. Vai col tempo. Che bel gomito. Sta finendo, eh. Deragliare. Sì, sì. Come si deragliare? 10-2, li abbiamo stracciati. Vabbè, ma così è facile, lei è bravissima a disegnare. Certo, perché bisogna essere bravi a disegnare per fare una roba così. Infatti cosa c'entra disegnare? Il liceo artistico fa, ma non c'entra niente. È che noi donne siamo più portate per natura per la sintesi. Sì, la sintesi, la sintesi. Dai, dammi il coso lì per fare, per pitturare. Pennarello, la sintesi. Uomini e donne, cervelli a confronto. Com'è, interessante? Molto. Ho letto la... No, lo sapevate che dice che il cervello di un uomo pesa mediamente 100 grammi più di quello di una donna. È il minimo. Infatti, un etto di cervello in più è il minimo necessario per imparare a memoria le formazioni delle squadre di calcio. Cognatina, tu che ridi tanto, come te la cavi a disegnare? Bene. Allora è guerra. Dai, babbiamo, beh, la dama. Sì, vado a prendere. Noi contro di loro. Il tempo va molto veloce. Piazza! Giusto! Giusto! Ma come piazza, giusto? Fammi vedere. Piazza, ma come piazza, dai! Ma voglio dire, ma gli hai disegnato la testa del tenente Coggia che ha visto dall'aereo, lei via arriva a secca piazza. Tocca a me a disegnare. Dai. Allora, categoria proverbi e frasi celebri. Il tempo sta andando. No, aspetta, non ho ancora iniziato. Hai detto vado io. Dai, io vado. Allora. Col tempo? Così. Chi va con lo zoppo impara a zuppicare. Che noia sto gioco, guarda, proprio una roba. Guarda, del resto sta scritto anche nel libro. Noi donne abbiamo i neuroni più connessi, siamo più intuitive, ecco. Mentre i maschi sono più abili in matematica. A proposito, Marco, fai la somma dei punti. Vabbè, ma io non sono molto bravo in matematica, zia. Ma va, allora vorrà dire che hai una forte componente femminile. Quella che manca a suo padre. E allora, per una volta, sta componente femminile, visto che ne sei pieno, tirala fuori. Almeno vinciamo sto gioco da femmine. Allora? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Sì! Ma in principio mi sembrate Picasso. Prima hai indovinato piazza da un cerchio. Ma come hai fatto? Lo spogliatoio unito, è compatto. La squadra. Allora, vai, vediamo un po' che ci abbiamo sempre proverbi e frasi celebri. Vado? Dai. Il dato è tratto. Ah, sì! Abbiamo vinto, ma? Avete vinto, 10-0. No, io chiedo l'antidoping però. Enzo, noi non vinciamo col doping. Noi vinciamo grazie alla nostra parte femminile. Fa capocetto, papà. Partitina di rivincita.
E su, andiamo!